Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche a voi piace giocare a calcio. Ciao a tutti ragazzi, prima che inizi questo video, come sempre ricordatevi qui di iscrivervi al canale e ricordatevi anche di attivare quella campanella per non perdervi nessun altro video. Oggi ci sarà una sfida di calcio, non è vero Elena? Sì. Dai, non perdiamo altro tempo e iniziamo col video. Ragazzi, come vedete, oggi mi trovo al centro sportivo Pellegrino ad Altamura e oggi giocheremo a calcio. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo venuti al campo da calcio, io, mia sorella, mio fratello e mio padre, per fare una partitella 2 contro 2. Ma loro non sanno che in realtà faremo una challenge dove in palio ci sarà o 1 euro o 10 euro. Adesso deciderò io e andrò ad avvisarli. Vediamo come la prenderanno. Guardateli, loro non sanno niente che dobbiamo fare una sfida. Guardate quanto sono felici, pensano che dobbiamo fare la partita. Adesso vedrete, nuova sfida di calcio per voi. Beh ragazzi, allora, cosa state facendo? Come la partita? Ma che partita è partita? Oggi ci sarà una challenge. Di sfida. Praticamente dobbiamo riuscire a fare gol, indovinate come, di rovesciata. Ho portato dei tappetini. Ci state voi o volete fare la partita? Io facciamo la challenge, la sfida. Volete fare la partita o la challenge dove ci sono in palio 1 euro oppure 10 euro? Decido io dal tipo di gol. Ok, quindi volete fare la challenge? Ragazzi, mi stanno dicendo che non vogliono fare più la partita e vogliono fare questa challenge perché ho messo in palio anche dei soldi. Vediamo, riusciranno i nostri eroi a fare la rovesciata? Da lì non la faremo da lontano, dovranno segnare dal rigore e dovranno riuscire a farmi gol. Ragazzi, ho posizionato questi tappetini che servono per attutire la caduta, va bene per voi? Oh papà, tu riesci a fare la rovesciata senza tappetini? Anche senza. Intanto qui vedo che si stanno anche riscaldando, buono così. Allora ragazzi, incomincerà mio padre e io sarò, come vedete, in porta. Avrei a disposizione 5 tentativi come questa prima sfida. E dai, per ogni gol ti darò o 1 euro o 10 euro. Adesso okay, vediamo okay, al fine della sfida okay, quant'è il budget. Ok. Tu come ti senti? Pronto? Prontissimo. Dai, presentati. Sono Marco, il papà di Remo, tifo Roma e proverò a fare gol di rovesciata. Facciamo così. Il gol in sforbiciata 1 euro, quello in rovesciata 10 euro. Siamo con papà. Primo tentativo, vai. Fuori. I'm walking alone, streets are empty. Parata, però era buonissima. Quarto tentativo. Allora diciamo che era la vera. Era più una sforbiciata, mezzo tiro al volo che rovesciato, dai. Ragazzi, come avete visto, 0 gol e 0 euro, è molto difficile. Molto, molto. Alla fine se nessuno riuscirà a fare gol, facciamo senza portiere, vediamo chi riesce a centrare almeno la porta. Dai, adesso secondo sfidante. Ciao ragazzi, sono il fratello di Remo e tifo il Barcellona. Primo tentativo. Rimessa laterale. Secondo tentativo. Non era né sforbiciata e né rovesciata, era un tiro a volo. Attenzione, questa è sforbiciata, è fuori. Allora. Liscio, liscio. Quindi Francesco ha vinto un euro. Ciao ragazzi, sono Elena, già mi conoscete e tifo l'Italia. Attenzione Elena, primo tentativo, vediamo, fuori, fuori per Elena, secondo tentativo per Elena, vai. E c'è il gol di Elena,
A Elena gli faccio passare il gol, basta che c'entra la porta. Quindi Elena ha vinto 10 euro, perché lei basta che c'entra la porta, Elena. Terzo tentativo. E gol! Gol di Elena! Adesso, siccome ha già guadagnato 20 euro, le parerò, Elena, e mi sa che non farà il gol questa volta, eh? Quarto tentativo. Quarto tentativo, vai! Parata, adesso Elena. Quinto e ultimo tentativo per Elena. Parata, anche se andava fuori. Quindi ragazzi, Elena ha vinto 20 euro. Ovviamente quando ha segnato senza portiere, cosa ne pensi papà? C'era in porta ma non paravo. È giusto. Come è giusto? Non parava, non parava. Sì, ma io non paravo e quindi è facile segnare. Ma lei è più piccola. Cosa c'entra? Ha già vinto 20 euro comunque. Per fortuna che ho tirato dritto. Adesso ragazzi, guardate, vedete chi tirerà. E chi va in porta? Vai tu? Vado io in porta, okay, vado preparati. Io. Preparati. Ragazzi, sono Remo e proverò a fare gol di rovesciata, dai, almeno uno devo farlo. Primo tentativo. Quasi. Secondo tentativo. Diciamo. Terzo tentativo. Quarto tentativo. È stata bella questa. Gol! Ragazzi, secondo voi è stato un gol in sforbiciata o in rovesciata? Poi ovviamente lo vedremo nel replay, ragazzi. Ragazzi, quasi come sempre. Succede così. Ho vinto, adesso vedremo se ho vinto 1 euro o 10 euro. Ragazzi, ho visto il replay e il gol è stato in sforbiciata. Quindi 1 euro per me, 20 euro per Elena, 0 euro per mio padre, 0 euro per mio fratello. Anzi, 1 euro, scusa. Fuori, fuori. Parata! No! Vai! Vediamo, attenzione che palleggia, vediamo, perfetta! È parata ancora, Buffon! Il Buffon che è ritornato alla Juve, guardate che parate! No, sfera sforbiciata, quindi 1 euro! Eccolo! Guardate che stile! E che parata di tacco! Facciamo che adesso posso parare, solo che dovrò parare stando steso così. Vai Elena! No! L'avevo quasi presa! Quindi altri 10 euro per Elena. No! Un altro 10 euro per Elena che arriva a 40 euro. No! Prendi 30 euro. 50, in questa sfida ha fatto 30 euro e 20 euro di prima sono 50, cioè ragazzi, cioè papà, ma cosa stiamo dicendo? 50 euro ha vinto Elena. Ultimo giro per me. Gol! No, no! Allora papà, mi pare che tu hai fatto solamente un gol, quindi di sforbiciata anche, quindi solamente 1 euro. Vediamo, eccolo qui, 1 euro. Grazie. Per te. Come sempre, vatti a comprare il pacco di patatine al pomodoro. No, vai, vai. Allora Francesco, tu invece hai fatto 2 gol, 2 di sforbiciata, altrimenti sarebbero stati 20 euro. Tieni, tu invece vatti a comprare 2 pacchi di patatine, uno a vivace e uno al pomodoro. Grazie. Invece la vera vincitrice di questa sfida è la nostra Elena, che hai vinto 50 euro. Cioè io non ci che 50 euro, poi lo rivedrò anche nell'editing, che non so se sono 50 euro, eh. Allora 20, 40 e 10.
50. Elena, con questi soldi vatti a comprare 50 pacchi di patatine. Oppure? Non vedo un vestito. Un vestito, qualcosa, dai. Oppure la maglia nuova della Juve, però non penso che costa solo 50 euro, tipo quella di De Ligt che sta a 150. Ok, ragazzi, adesso a me, perché anche io ho segnato due gol. Poi nell'editing vedrò se sono di sforbiciata oppure di rovesciata. Quanto facciamo che sono di sforbiciata, no. Quindi 2 euro. Quanto è il tuo compenso? 2 euro, dai. Ok, vatti a comprare pure tu due pacchi di patatine. 2 euro. No, io lo sai cosa mi compro? Due gelati, perché con questo caldo non si può stare. Ragazzi, lì stanno ancora facendo dei passaggi. Questa sfida è finita, è stata molto bella, ma allo stesso tempo anche molto difficile. Ci siamo tutti divertiti. Ci vediamo in un prossimo video e in futuro anche su un altro video sul calcio. Ciao ragazzi!